Trovo questo ragazzo, Luca Giordano, che ha 17 anni, Carlo Giordano, alla scuola della Dipendenza, principe di Pente, Vissone, Ferdinando, fino alla morte. Allora, questo signore Carlo Giordano è pure menzionato nei libri di storia, perché ho fatto una ricerca in merito. Lui, questo ragazzo che era nativo di Avola, stava nella scuola dell'Annunziatella a Napoli, e il momento che ci fu la presa del bastione di Gaeta da parte dei Piemontesi, lui ha combattuto fino alla morte, difendendo il re Borbone Francesco II, ed è stato maggiore. Io voglio ringraziare Alfonso e il fratello che hanno riscoperto questa cosa e l'hanno tenuta viva, perché è importante che queste cose non rimangano e noi le tramandiamo ai giovani, pure a chi oggi lo sta sentendo per la prima volta, voglio che poi rimanga nel tempo. E la cosa bella di questa lapide che sta venendo a questo muro è le parole che finiscono. I pochi che sanno si impiegano, e noi dobbiamo dare onore a questo ragazzo e onore a Carlo Giordano. Grazie. E noi come gruppo di musica popolare, Avanza Salutare, abbiamo un canto dedicato a un gigante che più o meno hanno fatto le stesse cose, per la base, per la loro storia, e siamo a Fratiamo. E noi canteremo questo canto siamo a Fratiamo. Quindi per la prevenzione. Stiamo onorando un ragazzo di 16 anni che è morto per la patria dei Borboni 1861 ad Arola. Io delle due Sicilie, questo ragazzo di Arola, e voglio ringraziare, non lo conosco questo signore, il fratello di Alfonso, che hanno messo questa lapide, li vorrei conoscere, però fino adesso non li ho conosciuti ancora, per ringraziarli perché hanno scritto questa lapide, hanno ricordato questo ragazzo di Arola di 16 anni, che però la frase che mi ha commosso di più è: noi vicani ed arolesi dobbiamo essere fieri, che c'è scritto in questa lapide, in questa che sta esposta qua nell'area della Sacra: i pochi che sanno passando si inchinano, e noi tutti vicani, ogni volta che passiamo su questa lapide, vi esorto ad inchinarci a ricordare questo ragazzo. Viva e onore a Carlo Giordano. Bravo Cino. La storia non è una cosa che sta scritta sul corpo carte, è la storia è vissuta e tramandata e raccontata, e questa è una cosa bella. Grazie. Bravo Cino. Noi
come musica, come gruppo di musica popolare, come ho detto prima, ci piace queste cose, vede, no? E cose. Andiamo a fare spettacolo perché ammazzano solo per Fabrini, ammazzano per noi, prima cosa. E abbiamo scritto questa canzone su un certo Fra Diavolo, che forse è il brigante più conosciuto del sud Italia. Però che se non è un brigante che ha vissuto quando è arrivato Garibaldi, ma prima, nel 1800, quindi quando c'è stata Napoleone che ha voluto che ha rovinato tutte cose, e si è portato tutte cose alla Francia. E si è caricato, si è portato la Gioconda, Giocondina, ma tutto con roba. E i francesi stanno rubando, come roba dei francesi, e voilà, capo sicuro della libertà. Vabbè, lo stanno qua. Un applauso ai francesi, lo sai in giro. Più sai cavalli, più carne da terra si fanno male. Per tutti i guai che hanno fatto prima. Quindi, che succede se nel tempo? Nasce questo giovane, come su giovinotto che stava a Rola, su cristiano stava, è nato lì, verso Frosinone, poi si è giovinotto qua. Itri. Val d'Itri, alla prova. E su cristiano, era un giorno, accucciava il sette per i cavalli, poi giuccio. Ha detto, che dici come? Ah. Si giuccio sempre, no, ogni tanto. Ha detto, che dici come? E ho certo non era sappiccicato. Ha detto, da allora diventa brigante. Però da semplice brigante che si poteva fare carriera piccola, andava a essere colonnello dell'esercito di Napoleone, qua Napoleone, e Ferdinando, o Napolitano, un re Napoli. E quindi mi fa capire, su Cristiano ha fatto una carriera importante, perché aveva un carisma forte, che chi ne può, come si dice, ma le cose di più buone, poi tombare, ecco, come fa, e su Cristiano ha fatto tanto. Lo beccarono a Recise, a Piazza Mercato, nel 1800 e qualcosa, i primi anni dell'Ottocento, ho portato una pista.